Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un piccolo unboxing, sempre per migliorare un po' questo piccolo studio che sta venendo, per il mio umilissimo parere, abbastanza bene. Come vedete alle mie spalle un po' ho cambiato l'assestamento per rendere la cosa un po' più carina, forse. Me lo direte voi, lasciatemi un commento, cosa ne pensate, come sta avvenendo. Guardatevi il primo video se non l'avete visto, troverete all'interno del canale. Ho fatto 6 video totali o 5 video con questo, forse è il sesto, quindi scorrete velocemente e trovate il primo video, vedete un po' la differenza, si sta evolvendo un po' la cosa. Fatemi sapere qua nei commenti, sono proprio curioso di capire che impressione vi sto dando. Dicevo, oggi faremo un piccolo unboxing, ovvero... Questo è grandissimo, però in realtà non pesa niente. Adesso vediamo anche il perché. Ma prima di partire con l'unboxing, sigla. Ora spostiamo un po' di cose. Ma prima prendiamo il taglierino. Ah là, eccoci qua. Apriamo. E vediamo un po' cosa c'è qua. Voilà. Apriamo anche questi. Materiale fono assorbente molto sottile, me l'immaginavo più grossi in realtà, però proviamo, vediamo poi se in un qualche modo riesco ad attaccarli, chissà. Sono andato poco fa dal ferramenta e ho preso uno scotch di adesivo perché non volevo neanche qualcosa di troppo aggressivo sul muro, e quindi mi sono fatto consigliare un biadesivo che sinceramente forse mi è costato di più quello che questa pila materiale fono assorbente. Quindi vediamo 1, 2, 3. Sono 12 pezzi a confezione, quindi 12 e 12, 24. Ce ne sono abbastanza. Pensavo di mettere un po' qua dietro, qua davanti, un po' alle mie spalle, perché di solito faccio i video rivolto verso di là, che quindi il suono non riverberi troppo nella stanza, e poi lungo la parete a fianco, perché qua c'è l'armadio, io lo posso mettere, e quindi direi che proviamo ad attaccare qualcosa. Facciamo un primo test. Forbice e scotch. Via di sì. L'idea era di tagliare delle striscette da mettere grosso modo sugli angoli e provare ad attaccarli inizialmente qua dietro, però non so bene qua sotto, no, perché c'è il LED, quindi andrebbe un po' a rovinare l'effetto luce, però magari a questa altezza è leggermente più alto perché c'è l'interruttore, quello lì. Proviamo più o meno a questa altezza qua. Vediamo cosa succede. Allora, qua vedo che attacca abbastanza, sì, non è proprio il massimo come materiale, però proviamo. Proviamo ad attaccare il primo. Ora, la prova del 9.
tenere tiene, dobbiamo vedere sul lungo periodo però. Ecco qua, ci ho messo tipo 2 anni a tirare via quello scotch lì del cavolo e poi a cercare di farlo il più dritto possibile. Risultato mediocre, ma perché? Questa è colpa mia. Però dai, ha un altro aspetto, no? Che dite? Proviamo col LED. Forse è un po' più distante. Che dite? Farò poi successivamente un video dove comparerò il primo, quindi le prime riprese, e poi lo comparerò con quella che invece è la postazione conclusiva o quello che potrebbe essere forse più evoluta. Già meglio, voi non avete idea del caldo che ho patito là dietro a tirare via tutto lo scotch, eccetera. Comunque, stavo dicendo, rispetto al microfono, ho fatto dei tentativi sul computer, funziona. Adesso ovviamente se io parlo di qua, avere il microfono lì non è massima della funzionalità, quindi devo scogitare un po' un modo per renderla usufruibile al massimo. Ovviamente il microfono lo utilizzerò per fare uno dei prossimi video, adesso lo devo capire bene quando,
però sul un po' il tutorial di come funziona il sito di Wish, quindi la piattaforma, dando in qualche indicazione, qualche dritta, e quindi fare un video dedicato, ok? Se questo video vi è piaciuto o se vi ha fatto cagare, basta che me lo diciate con un pollice in su, un in giù, spero in su, insomma, e lasciatemi qualche commento, così possiamo anche iniziare ad interagire. Adesso mi sono arrivati un'altra serie di pacchi, farò un altro video più avanti su appunto di unboxing e di recensione di quei prodotti. Ovviamente di tutti i prodotti di cui io parlo nei video trovate il link in descrizione, ok? Quindi se volete comprarli, eccetera, cliccate lì, vi porterà direttamente al sito di Wish e al prodotto che vi ho selezionato. Ovviamente adesso per poter dare una valutazione a questi materiali fonoassorbenti devo finire di tappezzare prima tutta la stanza perché ovviamente parlando di in questa direzione quelli hanno una funzione completamente differente che magari invece metterli davanti a me perché sennò come già sentite c'è un rimbombo, ok? Mettendoli già davanti a me il suono si fermerebbe parzialmente da lì ed eviterebbe eventuale rimbalzo sulle pareti, visto che comunque la stanza è piccola, no? Ok, quindi finisco, poi magari nei prossimi video proveremo a vedere un po' la differenza e mi farete anche sapere voi. Vi ricordo inoltre di, se volete, seguirmi sui miei social, c'ho la pagina Facebook e il profilo Instagram che troverete sempre qua sotto nei commenti. Con questo è tutto, vado a lavarmi perché puzzo. E perché c'è un caldo bestia. E quindi con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!